c'è un proverbio cinese: la presunzione è un dono degli dèi agli uomini da poco. Noi non vorremmo meritare questo appellativo, presumendo di farvi conoscere la grande Cina con un solo viaggio, anche se lungo, affascinante e carico di suggestioni. Il nostro proposito, il nostro desiderio è di mostrarvi quella parte di Cina che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e che riteniamo sufficiente per imparare a comprendere ed amare questa terra e questo popolo. Globalmente il nostro viaggio si è articolato su 35 ore di voli interni, 33 ore di treno e più di 5.000 chilometri di spostamenti in automobile. Si parte da Pechino per la prima destinazione, Shailar, terminal naturale della Mongolia per escursioni nella steppa. Proseguiremo poi per Uqoqut, capitale della Mongolia, dove avremo occasione di assistere alle celebrazioni del 40° anniversario della Costituzione della Repubblica Mongola. In treno raggiungeremo Inchuan, antico nodo carovaniero e grande mercato di cavalli durante l'epoca Tang, tuttora sede di un'importante comunità musulmana, quella degli Shui. Proseguendo in treno arriveremo a Lanzhou, antico centro di smistamento sulla via della seta, oggi sede dell'industria atomica cinese e di un impianto di arricchimento di uranio. Da questa base seguiremo tutta la suggestiva via della seta lungo il percorso in territorio cinese. In aereo raggiungeremo Dunhuan, sulla soglia del deserto dei Gobi, un tempo importantissimo centro buddista. Risaliremo in treno per dirigerci attraverso il deserto in direzione di Tulufan, per raggiungere successivamente in automobile Ulumusi, città musulmana popolata tuttora da minoranze che parlano antichi dialetti turchi. Sorvolando la catena del Tian Shan arriveremo a Yinyin, a 50 km dal confine con la Russia, l'ultima città prima della frontiera, ancora esclusa dagli itinerari turistici. Toccheremo poi Kashe, ultima tappa in territorio cinese lungo la via della seta. Durante l'epoca Tang era un serbatoio inesauribile di schiavi e di musicanti per la corte imperiale. Siamo a Chengdu, capitale dello Xuan, 2300 anni di storia, punto di partenza per escursioni di 1500 km nelle montagne del nord. E finalmente, adesso che vi abbiamo indicato l'itinerario, spicchiamo assieme il volo verso questa escursione che ha il sapore dell'avventura. Meno rischiosa tuttavia di quella dello speaker, alle prese con ardui problemi di pronuncia per i quali chiede perdono prima del decollo. Il primo incontro è con i mongoli Mongkupo, cioè il popolo che vive in sella. Più esattamente l'incontro è con i loro cavalli, veloci e nervosi come gli uomini che da secoli li hanno eletti partner inseparabili della loro vita e della loro storia. Siamo nella Mongolia interna, 1.200.000 chilometri quadrati, sui quali si muovono 19 milioni di abitanti. Nessuno ha mai contato i cavalli, ma sono almeno altrettanti. Qui assistiamo alle movimentate fasi di addestramento dei puledri da parte di domatori espertissimi, figli di quei cavalieri che dominarono la Cina, arrivando con la loro forza espansiva fino alle soglie dell'Europa. La Mongolia interna è situata sul confine nord-occidentale con l'Unione Sovietica, a nord della Grande Muraglia. Gli abitanti appartengono a ceppi diversi, 10% sono mongoli puri, gli altri sono divisi nei gruppi etnici degli Han, Manzhu, Hui e Tahur. L'orizzonte si perde nell'infinita prateria in cui essi vivono. Si chiama Ulember ed è una delle più estese del mondo. Lo spirito di indipendenza di queste popolazioni spinse il governo a costituire qui la prima regione autonoma con grande rispetto per le minoranze etniche. Nelle movimentate operazioni di addestramento dei puledri spesso non si comprende bene chi vince, l'uomo o l'animale. Giudicate voi. Thank you.
Le antiche radici di queste razze intrecciate emergono soprattutto nel patrimonio di cultura e di tradizioni contenuto nei canti e nelle danze. Anche la lotta è tradizione e cultura. Questi due giovani interpretano le tipiche mosse della lotta mongola. Un momento di grande suggestione è rappresentato dal rito del fuoco mongolo. Attorno ad un falò si siedono a semicerchio giovani e vecchi per assistere a danze scandite dal suono del matucin, un violino a forma di testa di cavallo. E intanto si mangia carne di montone e si beve il tè mongolo composto da acqua di riso bollito, latte, foglie di tè e sale. I visitatori si debbono adeguare agli usi e costumi locali. Ecco, questa è la toilette mattutina dell'autore del film. Poi via verso una nuova giornata. Nella steppa si incontrano altre comunità di nomadi. Quest'uomo ha 37 anni, sposato da 10, ha due figli, è un buon imprenditore agricolo in quanto possiede 100 cavalli, 10 buoi, 20 mucche e 60 montoni. Con questa azienda ha guadagnato nell'ultima annata, al netto delle spese, 10.000 yuan. La sua condizione è decisamente agiata in quanto possiede una casa con 4 camere e un televisore a colori. Si può aggiungere che queste comodità sono ampiamente guadagnate in quanto allevare animali in questa zona è un lavoro davvero duro. Durante l'inverno la neve raggiunge anche il metro di altezza e il bestiame viene ugualmente portato all'aperto perché possa camminare, muoversi e riscaldarsi.
Ovunque il benvenuto è rappresentato da canti e danze tradizionali. Sono straordinarie l'eleganza e la bravura di questi artisti dilettanti che ereditano dai genitori il gusto per questo tipo di rappresentazioni, assimilando istintivamente i passi di danza e i ritmi. Atterriamo ad Hailar e la prima tappa è la bottega artigiana, anzi decisamente una piccola fabbrica di selle di cavallo. Il legno più adatto è il pioppo ed il lavoro è meticoloso e paziente. Alla fine il costo si aggira sui 600 yuan, un prezzo decisamente salato se si considera che un operaio specializzato in tale lavoro percepisce in un mese 120 yuan. Il nostro arrivo nella capitale della Mongolia, Ulan-Bator, coincide con le celebrazioni del 40° anniversario di costituzione della Repubblica Mongola e la gente partecipa con entusiasmo alle diverse manifestazioni in una città che conserva preziose testimonianze di arte e di storia, tra le quali un famoso tempio della dinastia Khan. Il momento culminante dei festeggiamenti è rappresentato dalla grande esibizione dei giovani al campo sportivo e poi dai fuochi di artificio. Proseguendo nel nostro viaggio arriviamo a Inchuan, antico nodo carovaniero e mercato di cavalli durante l'epoca Tang. È la capitale della regione autonoma di Ningxia, cioè il paese tranquillo degli Xia. Queste tombe di cui parla lo studioso Chu Pei Don vengono datate tra il 907 e il 1277 a.C. Qui sono sepolti sette re delle dinastie Song e Xia. La tomba più grande appartiene al fondatore del regno, Li Chuan Hao. Genghis Khan combatté più volte contro questo popolo, ma non riuscì mai a sconfiggerlo. Tutte queste tombe sono ancora sigillate e nessuno sa quali tesori custodiscano. Arti marziali e danze rituali costituiscono il substrato più importante delle esibizioni che vengono offerte al visitatore da queste parti. Accanto ai giovani interpreti delle mosse tradizionali delle diverse scuole di arti marziali c'è questo maestro di 82 anni, campione di tecnica, di agilità e di longevità. Thank you.
La visita ad una fabbrica di tappeti, dove la tradizione è la base della tecnologia di produzione, precede di poco l'incontro con l'antica comunità musulmana degli Hui. Una comunità che vive in una zona di grande fertilità, estesa 2000 km quadrati e resa tale anche da una rete di canali di irrigazione costruita dagli Han. Per accedere alla moschea occorre lavarsi mani, piedi e viso. I sacerdoti, chiamati imam, indossano vesti bianche ed hanno l'obbligo di sposarsi. L'erboristeria è ancora la base più preziosa della farmacologia cinese, una tradizione tutto sommato in perfetta sintonia con le mode più aggiornate anche in Occidente. Si parte ancora con il treno verso Lanzhou, sulla via della seta, centro di smistamento di carovane tra la Mongolia, il Tibet e le regioni orientali ed occidentali della Cina. Tra le testimonianze della sua antica storia c'è il tempio taoista sulla collina detta delle cinque sorgenti, un angolo prezioso per chi ricerca in questa terra momenti di spiritualità intensa. Questa invece è una delle suggestioni gastronomiche più interessanti, il Kan Pao Tai, fatto di tè verde, cristalli di zucchero e frutta chiamata Longjian. Accanto ai templi, quindi alle oasi spirituali, non si trascura il prosaico, necessario come le altre cose. Qui siamo in una piccola fabbrica di pasta fatta a mano. Assomigliano queste paste agli spaghetti italici o, in altri casi, ai mal tagliati, anzi potremmo dire ai mal spezzati.
Alle porte del deserto dei Gobi ci fermiamo a Dunhuang. È un paese famoso per le grotte, per un artigianato saldamente ancorato alla tradizione. Tipica è la produzione di bicchieri di giada chiamati brillanti della luna per la straordinaria lucentezza che presentano anche di notte e che costituiscono il miglior souvenir da portare a casa, naturalmente assieme a molti altri oggetti artistici sempre in giada. Chi ama le emozioni forti, al tramonto può partecipare ad una escursione nel deserto in sella ad un cammello. Ed ecco le grotte, testimonianza di un'antica civiltà che aveva grande osservanza del culto dei morti. Lo documentano anche le tombe dei vecchi monaci che indicano la strada e quelle più recenti dei ricercatori quali hanno voluto essere sepolti qui. Risaliamo in treno, destinazione Tulufan. Qui siamo al cospetto di Jiako Guchan, città costruita nel 2000 a.C., attorno ad un fiume che la cingeva quasi come una protezione. In seguito infatti divenne città militare a difesa della seta, mentre la città vera si trasferì a Gaochang, diventato poi centro commerciale, politico e culturale di notevole importanza. A Tulufan si entra in un'autentica oasi 154 metri sotto il livello del mare. Qui si possono ammirare le nevi eterne della catena del Tien Shan, cioè dei monti celesti. Qui invece siamo al cospetto delle grotte di Peskelik sui monti di fuoco, oggi in rovina. Esistono due versioni sulle vicende che hanno portato allo stato attuale. Si parla di incuria e di autentiche rapine da parte di avventurieri. Dolci tipici e pasta fatta secondo antichissime tecniche ci vengono offerti in questa famiglia musulmana. Risaliamo in automobile e ci dirigiamo verso Urumqi. Lungo la strada ci fermiamo in un ristorante gestito da contadini, nel quale si possono gustare specialità locali molto semplici ma appetite anche al palato degli europei. Qui siamo ad Urumqi, ai confini della strada della seta, dove una nutrita colonia di musulmani si mescola a minoranze Uyghur, Han e Hui. Fra le attività più caratteristiche c'è la fabbricazione di oggetti in giada. E rieccoci a cavallo, questa volta con i pastori di Nanshan, appartenenti al ceppo dei Kazakh.
Il cavallo serve, oltre che come mezzo di trasporto, anche come strumento per improvvisare giochi e rituali come quello che stanno iniziando ora questi pastori. Protagonisti sono un ragazzo e una ragazza. Fate attenzione alle scene. Lui insegue lei. E se lei accetta il corteggiamento, si ferma. Se non lo accetta, come in queste immagini, è lei che insegue lui, colpendolo con un bastone o con una frusta. Questo invece è un altro gioco. La carcassa di un montone serve per improvvisare una prova di abilità e di forza. Il primo problema è raccoglierla senza cadere da cavallo. Poi bisogna strappare il trofeo all'avversario. Il merito va al cavaliere, ma ancora una volta la fatica più improba è il cavallo a compierla. Inutile aggiungere che questo gioco non è per niente gradito alla foltissima colonia di montoni presenti nella zona. Questo è il lago Tienc o lago celeste a 2000 metri di quota. Narra la leggenda che la regina madre dell'imperatore, re del cielo, abitasse proprio qui. Sullo sfondo il massiccio del monte Bogda di 5.445 metri di altitudine. Tra le attività artigianali in questa zona, la fabbricazione dei caratteristici berretti. A 700 km a nord di Urumqi si incontra Yining, a 50 km dal confine con l'Unione Sovietica. È una zona ancora esclusa dalle direttrici ufficiali del turismo cinese. I maggiorenti ci hanno accolti sotto questa pagoda offrendoci frutta. Frutta come questa, le caratteristiche pesche piatte che solo in questa zona si riescono a coltivare. Esperti artigiani applicano mezzi moderni a tradizioni antiche per confezionare oggetti d'argento di grandissimo pregio. Anche qui costituiscono un ricordo particolarmente prezioso da portare a casa. Ma intanto si preannuncia un altro documento del prezioso patrimonio di canti e danze tipiche di questa zona. In viaggio verso un incontro stimolante, fra le minoranze si incontrano 9 famiglie russe che conservano lingua e tradizioni culturali. Una ragazza timida e balbettante all'inizio poi si fa spigliata per proporre un canto della sua terra di cui conserva la lingua. Источник весь.
Ci inoltriamo sulle montagne ed è necessario proteggere i fari delle vetture per difenderli dai sassi lungo strade decisamente problematiche. Entriamo in un villaggio di Kazak, pastori. Qui la vita ha ancora ritmi antichi ed ha il sapore di una conquista quotidiana. Poche cose da offrire ai visitatori, ma genuine e soprattutto offerte generosamente, spontaneamente. Il piatto tipico è rappresentato ancora una volta da carne di montone e riso che ci viene offerto sotto una grande tenda alla presenza dei maggiorenti della tribù. Particolare e curioso, durante il ricevimento dato per festeggiare gli ospiti, le donne e gli uomini hanno preso posto separatamente in due tende divise. L'ambiente naturale, per molti aspetti unico, favorisce la conservazione di un patrimonio culturale, artistico, genuino, come il gesto di un pittore o il canto di una bimba che ripropone una melodia imparata dalla nonna. Viaggio verso Kash, ultima tappa sulla via della seta in territorio cinese. La città di Kash fece parte delle oasi che i cinesi cercarono di controllare sotto il regno dell'imperatore Wudi a partire dal secondo secolo a.C. Centro buddista di rinomata fama durante l'epoca Tang, era conosciuto come polo importante di smistamento di schiavi e di musicanti per la corte imperiale. Attualmente la maggior parte della popolazione è costituita da musulmani oigur che vestono i costumi tipici. Avete visto le caratteristiche chitarre mongole chiamate tombula, poi la lavorazione dei tappeti? Ed ora assistiamo all'antichissima vocazione di questa gente particolarmente preparata per la musica e per la danza, come dimostra la grazia istintiva di questi bambini. Thank you.
Ursula. A Kash esiste la più grande moschea della Cina, quella di Ideka, costruita nel 1442. Ha una superficie globale di 16.800 metri quadrati. Può contenere più di 1.000 fedeli soltanto nella sua sala principale, che misura 450 metri quadrati. Poco distante ci si può tuffare in un grandissimo bazar capace di contenere nei giorni di festa 420.000 persone. Qui si trova davvero di tutto e si possono osservare anche metodi di lavorazione artigianali antichissimi. Al lavoro c'è anche il fornaio e ciò significa che la giornata è festiva. Qui il pane si fa infatti di domenica. Ripartiamo con una vettura fuoristrada per un viaggio di 1500 chilometri. Siamo diretti in una delle città più antiche della Cina, Chengdu, chiamata anche Fujun, cioè Ibisco. Lungo la strada abbiamo incontrato questo mercato a Hongyuan. Maltempo, strade difficili, prima di arrivare in una zona davvero unica, la prateria di Apa, ad una quota intorno ai 3.800 metri. Gli abitanti sono Wenchuan, con minoranza di Cha.
Ancora qualche passaggio difficile lungo strade poco battute, ma ci attende come premio l'ingresso in una delle zone più pittoresche e più belle della Cina. È la valle di Chuzaiko, costellata di 108 piccoli laghi in gran parte intercomunicanti fra loro e interrotti da spettacolari cascate. Questa zona è abitata prevalentemente da contadini che vivono in maniera molto semplice e che non gradiscono molto la presenza della macchina da presa. Procedendo nel nostro viaggio, arriviamo in un villaggio popolato da tibetani dalla piuma bianca e osservando il loro abbigliamento si comprende bene perché li chiamino così. A differenza di prima, qui il contatto con la macchina da presa è familiare. Guarda di qui, bambola. Ok. Rientrati nell'abitato di Chengdu, facciamo capolino in una delle moltissime botteghe artigiane dove vengono mantenuti in efficienza antichi telai, azionati ora più per la curiosità dei turisti che per produrre tessuti, oggi ricavati anche con tecniche più aggiornate. Questo antichissimo telaio è un autentico cimelio storico e ad esso si ispirarono poi moltissimi altri. Fu inventato qui e la popolazione giustamente va orgogliosa di questo primato. Il suo nome è Van Tao Po. Interessanti quanto e più delle mille forme di artigianato popolare sono questi templi di particolare pregio che nella zona sono tutt'altro che rari. Tornando all'artigianato tipico, a metà strada fra l'arte e il lavoro manuale, c'è questa produzione di oggetti di porcellana rivestiti con fibra di bambù, chiamato zhu. Viene usata soltanto la pelle esterna del bambù portata allo spessore di un foglio di carta oppure di un filo attraverso 130 delicatissime operazioni. Da 50 kg di bambù si ricavano 400 g di corteccia. Per colorarlo non si usano tinture, ma si scalda con il fuoco. Per rivestire un bicchiere sono necessari 5 giorni di lavoro, per un vasetto anche una settimana.
L'arte in questa città è davvero di casa. Lungo le strade gli studenti degli istituti artistici espongono i loro lavori, mentre questo ragazzo, al di fuori di una casa da tè, incontra grande successo confezionando dolciumi di zucchero filato, appunto con forme artistiche. Il viaggio è ormai all'ultima tappa. Riprendiamo il volo verso Pechino. Prima del commiato c'è il tempo per ammirare la quiete della villa di Chiang Kai-shek, utilizzata oggi per alloggiare ospiti illustri. Un'ultima visita alle tombe Qing serve come commiato spirituale da questo paese straordinario, carico di attrattive capaci di colpire non solo gli occhi, ma soprattutto il cuore e la fantasia. Visitarlo significa trasferirsi provvisoriamente in un altro mondo. Capirlo significa arricchirsi di valori pregni di antica saggezza. Lasciarlo significa contare i giorni che ci separano dalla prossima occasione per tornare qui. Risaliamo in automobile e ci dirigiamo verso Urumqi. Lungo la strada ci fermiamo in un ristorante gestito da contadini, nel quale si possono gustare specialità locali molto semplici ma appetite anche al palato degli europei. Qui siamo ad Urumqi, ai confini della strada della seta, dove una nutrita colonia di musulmani si mescola a minoranze Uyghur, Han e Hui. Fra le attività più caratteristiche c'è la fabbricazione di oggetti in giada. E rieccoci a cavallo, questa volta con i pastori di Nanshan, appartenenti al ceppo dei Kazakh. Il cavallo serve, oltre che come mezzo di trasporto, anche come strumento per improvvisare giochi e rituali come quello che stanno iniziando ora questi pastori. Protagonisti sono un ragazzo e una ragazza. Fate attenzione alle scene. Lui insegue lei e se lei accetta il corteggiamento si ferma, se non lo accetta come in queste immagini è lei che insegue lui colpendolo con un bastone o con una frusta. Thank you.
Questo invece è un altro gioco. La carcassa di un montone serve per improvvisare una prova di abilità e di forza. Il primo problema è raccoglierla senza cadere da cavallo. Poi bisogna strappare il trofeo all'avversario. Il merito va al cavaliere, ma ancora una volta la fatica più improba è il cavallo a compierla. Inutile aggiungere che questo gioco non è per niente gradito alla foltissima colonia di montoni presenti nella zona. Questo è il lago Tienc o lago celeste a 2000 metri di quota. Narra la leggenda che la regina madre dell'imperatore, re del cielo, abitasse proprio qui. Sullo sfondo il massiccio del monte Bogda di 5.445 metri di altitudine. Tra le attività artigianali in questa zona, la fabbricazione dei caratteristici berretti. A 700 km a nord di Urumqi si incontra Yining, a 50 km dal confine con l'Unione Sovietica. È una zona ancora esclusa dalle direttrici ufficiali del turismo cinese. I maggiorenti ci hanno accolti sotto questa pagoda offrendoci frutta. Frutta come questa, le caratteristiche pesche piatte che solo in questa zona si riescono a coltivare. Esperti artigiani applicano mezzi moderni a tradizioni antiche per confezionare oggetti d'argento di grandissimo pregio. Anche qui costituiscono un ricordo particolarmente prezioso da portare a casa. Ma intanto si preannuncia un altro documento del prezioso patrimonio di canti e danze tipiche di questa zona. In viaggio verso un incontro stimolante, fra le minoranze si incontrano 9 famiglie russe che conservano lingua e tradizioni culturali. Una ragazza timida e balbettante all'inizio poi si fa spigliata per proporre un canto della sua terra di cui conserva la lingua. Ci inoltriamo sulle montagne ed è necessario proteggere i fari delle vetture per difenderli dai sassi lungo strade decisamente problematiche.
Entriamo in un villaggio di casacche, pastori. Qui la vita ha ancora ritmi antichi ed ha il sapore di una conquista quotidiana. Poche cose da offrire ai visitatori, ma genuine e soprattutto offerte generosamente, spontaneamente. Il piatto tipico è rappresentato ancora una volta da carne di montone e riso che ci viene offerto sotto una grande tenda alla presenza dei maggiorenti della tribù. Particolare e curioso, durante il ricevimento dato per festeggiare gli ospiti, le donne e gli uomini hanno preso posto separatamente in due tende divise. L'ambiente naturale, per molti aspetti unico, favorisce la conservazione di un patrimonio culturale, artistico, genuino, come il gesto di un pittore o il canto di una bimba che ripropone una melodia imparata dalla nonna. Viaggio verso Kash, ultima tappa sulla via della seta in territorio cinese. La città di Kash fece parte delle oasi che i cinesi cercarono di controllare sotto il regno dell'imperatore Wu Di a partire dal secondo secolo a.C. Centro buddista di rinomata fama durante l'epoca Tang, era conosciuto come polo importante di smistamento di schiavi e di musicanti per la corte imperiale. Attualmente la maggior parte della popolazione è costituita da musulmani oigur che vestono i costumi tipici. Avete visto le caratteristiche chitarre mongole chiamate tombula, poi la lavorazione dei tappeti? Ed ora assistiamo all'antichissima vocazione di questa gente particolarmente preparata per la musica e per la danza, come dimostra la grazia istintiva di questi bambini. Thank you.
A Kashi esiste la più grande moschea della Cina, quella di Ideka, costruita nel 1442. Ha una superficie globale di 16.800 metri quadrati. Può contenere più di 1.000 fedeli soltanto nella sua sala principale, che misura 450 metri quadrati. Poco distante ci si può tuffare in un grandissimo bazar capace di contenere nei giorni di festa 420.000 persone. Qui si trova davvero di tutto e si possono osservare anche metodi di lavorazione artigianali antichissimi. Al lavoro c'è anche il fornaio e ciò significa che la giornata è festiva. Qui il pane si fa infatti di domenica. Ripartiamo con una vettura fuoristrada per un viaggio di 1500 chilometri. Siamo diretti in una delle città più antiche della Cina, Chengdu, chiamata anche Fujun, cioè Ibisco. Lungo la strada abbiamo incontrato questo mercato a Hongguan. Maltempo, strade difficili, prima di arrivare in una zona davvero unica, la prateria di Apa, ad una quota intorno ai 3.800 metri. Gli abitanti sono Wenchuan, con minoranza di Cha. Ancora qualche passaggio difficile lungo strade poco battute, ma ci attende come premio l'ingresso in una delle zone più pittoresche e più belle della Cina. È la valle di Chuzaiko, costellata di 108 piccoli laghi in gran parte intercomunicanti fra loro e interrotti da spettacolari cascate. Questa zona è abitata prevalentemente da contadini che vivono in maniera molto semplice e che non gradiscono molto la presenza della macchina da presa. Procedendo nel nostro viaggio, arriviamo in un villaggio popolato da tibetani dalla piuma bianca e osservando il loro abbigliamento si comprende bene perché li chiamino così. A differenza di prima, qui il contatto con la macchina da presa è familiare. Guarda di qui, bambola. Ok. Bibi,
Rientrati nell'abitato di Chengdu, facciamo capolino in una delle moltissime botteghe artigiane dove vengono mantenuti in efficienza antichi telai, azionati ora più per la curiosità dei turisti che per produrre tessuti, oggi ricavati anche con tecniche più aggiornate. Questo antichissimo telaio è un autentico cimelio storico e ad esso si ispirarono poi moltissimi altri. Fu inventato qui e la popolazione giustamente va orgogliosa di questo primato. Il suo nome è Van Tau Po. Interessanti quanto e più delle mille forme di artigianato popolare sono questi templi di particolare pregio che nella zona sono tutt'altro che rari. Tornando all'artigianato tipico, a metà strada fra l'arte e il lavoro manuale, c'è questa produzione di oggetti di porcellana rivestiti con fibra di bambù, chiamato zhu. Viene usata soltanto la pelle esterna del bambù portata allo spessore di un foglio di carta oppure di un filo attraverso 130 delicatissime operazioni. Da 50 kg di bambù si ricavano 400 g di corteccia. Per colorarlo non si usano tinture, ma si scalda con il fuoco. Per rivestire un bicchiere sono necessari 5 giorni di lavoro, per un vasetto anche una settimana. L'arte in questa città è davvero di casa. Lungo le strade gli studenti degli istituti artistici espongono i loro lavori, mentre questo ragazzo, al di fuori di una casa da tè, incontra grande successo confezionando dolciumi di zucchero filato, appunto con forme artistiche. Il viaggio è ormai all'ultima tappa. Riprendiamo il volo verso Beijing, Pechino. Prima del commiato c'è il tempo per ammirare la quiete della villa di Chiang Kai-shek, utilizzata oggi per alloggiare ospiti illustri. Un'ultima visita alle tombe Qing serve come commiato spirituale da questo paese straordinario, carico di attrattive capaci di colpire non solo gli occhi, ma soprattutto il cuore e la fantasia. Visitarlo significa trasferirsi provvisoriamente in un altro mondo. Capirlo significa arricchirsi di valori pregni di antica saggezza. Lasciarlo significa contare i giorni che ci separano dalla prossima occasione per tornare qui.